Ic est die verus Dei, sanctus serenus Lumine, quod illuit sanguis sacer probrosa mundi crimina. Fidems rehe fundens perditis, Ce cosque visi illuminans, quem non gravi hitsol vismetu, la tronis absoluzio. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. L'inno di Sant'Ambrogio, che abbiamo appena ascoltato, dice, è questo il vero giorno di Dio, radioso di santa luce. Che vide un sangue sacro detergere i vergognosi delitti del mondo. Agli smarriti ridonò la fede, ride, ridiede luce con la vista ai ciechi. Chi sarà ancora oppresso da timore dopo il perdono al ladro? Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria di Magdala. Stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed esti le dissero, Donna, perché piangi? rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabuni che significa Maestro, Gesù le disse, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che gli aveva detto. Parola del Signore. La ricerca amorosa di Maddalena. La porta al sepolcro. Maria è lì che piange perché cerca il corpo del suo Signore. Ma Gesù le va incontro, vivo. Egli è il vincitore della morte. Si fa vedere per primo da lei che con amore l'ha cercato. Gesù ha vinto la morte. Questo è il grande annuncio di questa giornata. Oggi è la Pasqua in cui il Signore ha vinto la morte con la sua morte beata. E con la sua resurrezione è tornato ad aprirci le porte del paradiso, quelle porte che erano state chiuse dal peccato di Adamo. Gesù è un buon amico e non si dimentica dell'affetto di Maria. Per questo le va incontro e le chiede perché piangi, chi cerchi? Anche a noi oggi Gesù dice, perché piangi? Quali sono i tuoi dolori? Perché piangi? Chi cerchi? Siamo invitati da Lui a cercarlo, a incontrarlo e lo possiamo veramente incontrare nei sacramenti pasquali, nella confessione, nella comunione. Il Signore Gesù viene a noi, ci dona la sua grazia, rinnova il nostro cuore, ci permette di avere una grande speranza, la speranza che il mondo non può dare. Ricordiamo le sue parole durante l'ultima cena. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma non abbiate paura. Io ho vinto il mondo. Buona Pasqua e che la gioia del Signore sia la nostra forza. Affidiamoci al Signore, anche in questi tempi difficili, ed egli ci aiuterà. Egli è l'unico nostro Salvatore. Egli è il nostro Redentore. In Lui confidiamo. Cristo è risorto. È veramente risorto. Buona Pasqua, sia lodato Gesù Cristo.